Dove sei, maledetta? Vieni fuori. Al nostro campo di addestramento. Sarebbe stato un peccato vedere un avversario così valido sconfitto. Già, hai ragione. A proposito di macchine da quattro soldi. Brutta baldracca. Hai danzato per questo sporco. Hai la risposta pronta. Che commento spassoso. E tu ah, cazzo! Hai veleno. Sai che il tuo robot ha rotto gli indugi e ha deciso di restare per sempre nel grande orologio? Sì, ti vuole lasciare. Non lo sapevi? Ma non preoccuparti. Non ne avrà l'opportunità perché ti uccideremo entrambi. Clank, che cosa gli hai fatto? Dov'è andato? Niente rispetto a quello che sto facendo. Eccola lì. Idiota qui, Tenoide, ciao! Sì, come no. Te la farò pagare! Sì, sai perché ti sto facendo il culo? Merda! Odio quando finiscono le munizioni. Brutta baldracca! Muori, maledetta! Sorcio spaziale! Muori! Sì! Oh, cavolo! Saltiamo! Forza, prendilo! Dai! Preso! Ti pareva? Buona fortuna. Ti ascolta qui? Questo è il peggio che puoi fare? Sorcio spaziale. Amico, come va? Bene, e a te? Benone, sai, mi sdraio qui per un po', ok? Mi spiace per tuo padre, Clank. Avrei dovuto fermare Nefarious prima. Tranquillo, Ratchet. Nefarious pagherà per le sue malefatte. L'unica cosa che conta ora è che l'orologio è al sicuro. Non preoccuparti. Una volta corretto il passato, avrai pieno supporto da parte della Guardia Pretoriana Lombax. L'orologio sarà in buone mani. Tu non capisci. Il tempo non si può modificare. Un uso scorretto dell'orologio potrebbe strappare il tessuto dell'esistenza. O potrebbe salvare un'intera razza di Lombax che ha rischiato la vita per difendere questa galassia. Ratchet, ricordi il dimensionatore? Non vale la pena correre certi rischi. Beh, forse Clank ha ragione. Ci fosse anche solo una possibilità di distruggere l'universo, il rischio sarebbe troppo grande. Rischio? È il rischio a fare di noi ciò che siamo. Ratchet, la nostra razza è perduta senza di noi. Pensa alle persone che salveremmo con l'orologio. Pensa ai tuoi genitori. Mi spiace. Dobbiamo fermare Nefarious prima che commetta l'errore in cui stavamo incappando. Allora, andiamo, generale? Generale? Mister Zurko non vede l'ora di ucciderti. Ti
vedo che hai apportato qualche modifica alla nostra nave.